Oggi non vi parlerò di diete, di alimenti da mangiare o alimenti che non vanno mangiati per dimagrire. Per quelli ci sono professionisti del settore, dietologi, nutrizionisti, dottori. Andate da loro per sapere queste cose. Io oggi vi parlerò della forza di volontà, cioè cosa potete fare voi per dimagrire. Se non c'è la forza di volontà, ovviamente si può anche smettere di fare la dieta, si può anche smettere di buttare via soldi, perché anche la migliore dieta al mondo, senza la forza vo di volontà di portarla avanti, di perseguirla giorno per giorno con molti sacrifici, non servirà assolutamente a niente. Anche io da bambino sono stato un bambino sovrappeso, un ragazzo sovrappeso, ero molto più grasso rispetto alla media e molto più grasso rispetto ai miei coetanei, i quali non perdevano tempo a prendermi in giro. Lo so, è dura, ci sono passato anche io e a volte è facile anche lasciare andare tutto, dire vabbè, dai, chi se ne frega, tutti mi prendono in giro perché devo durare fatica e invece no, non lo fate per loro, voi state dimagrendo per voi. Perché se non credete alle mie parole, andate dal vostro dottore, dal vostro dietologo, dal vostro nutrizionista e fatevi dire quali sono i rischi che si va incontro con una cattiva alimentazione e soprattutto se non ci prendiamo cura del nostro corpo e del nostro fisico. Bene, voi lo fate per voi. Quando gli altri vi prendono in giro, e lo faranno sicuramente, soprattutto se siete un pochino sopra la media del peso, voi fregatevene, entrate dentro la vostra bolla e andate a dritto verso il vostro obiettivo. Scrivete che volete dimagrire sullo specchio, scrivete che volete dimagrire sulla porta del frigorifero, scrivete che volete dimagrire sullo schermo del vostro telefonino e sullo schermo del vostro computer, in modo che nessuno, anche il più bastardo dei vostri amici, possa distrarvi dal vostro obiettivo. Ragazzi, dipende solo da voi. Tutto ciò che volete, potete farlo, ma lo dovete volere. E per volerlo occorre soltanto la forza di volontà. Ragazzi, se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Ok, ragazzi, per oggi è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima. Ciao!